Bene, amicitelefonia.net, ci siamo. Attesissimo Nexus One di Google, il primo telefono firmato direttamente da Google stessa. Ovviamente sappiamo tutti che è prodotto da HTC, eccolo qui, lo tiriamo fuori dalla propria confezione, come volete Google lo firma al posteriore. Anche HTC firma la cover posteriore. In dotazione c'è una piccola custodia carina in neoprene con l'Android disegnato sopra, poi c'è la cuffia auricolare standard da 3,5, molto carine, anche qui c'è un piccolo Android sulla cuffia, il cavo dati ovviamente USB, micro USB e il caricabatterie con standard micro USB. Quindi per quanto riguarda la dotazione ci siamo, c'è anche una ovviamente batteria da 1400 mAh e una micro SD da 4 GB. Noi abbiamo già infilato la SIM, abbiamo usato una SIM di H3G in quanto il telefono è addirittura UMTS quad tri-band, quindi funziona praticamente in tutto il mondo perché oltre ad essere UMTS tri-band è anche GSM Edge quad band. Vediamo un attimo l'hardware, abbiamo la comodissima trackball che funziona anche da notifica, quando c'è un qualsiasi tipo di notifica lampeggia, abbiamo anche un altro LED di stato qua in alto che ci indica la carica della batteria, abbiamo questi quattro pulsanti che sono tutti touchscreen, l'indietro, il menu, la home e il ricerca, mentre sul lato sinistro abbiamo i pulsanti per il volume. Lato destro molto pulito, superiormente abbiamo il tasto per accendere il telefono e lo slot da 3,5 per il jack, ricorda molto un altro telefono made in USA, made in California, questo layout dei tasti superiori. Mentre sotto abbiamo, oltre all'ingresso per la micro USB, il buco per il microfono e quattro micro contatti che probabilmente serviranno per dei dock appositi. Ecco che si è acceso. Parliamo dei materiali. I materiali sono buoni. Al tatto abbiamo queste parti in gomma e queste parti che sono in metallo, quindi la costruzione appare molto robusta. È piuttosto sottile, abbiamo posteriormente la cam da 5 megapixel con il piccolo flash LED e l'altoparlante di sistema. Abbiamo qua dietro un secondo microfono che consente al telefono di eliminare i rumori di fondo, i fruscii, infatti la qualità dell'audio in chiamata è davvero molto buona. Ma sblocchiamo il telefono, rispetto agli altri Android, non stiamo parlando dell'HTC Hero, ma degli Android normali, abbiamo anche qua 5 pagine, come vedete, dove possiamo inserire i nostri widget, i nostri collegamenti, eccetera, eccetera. Il display è un display molto molto buono, da 3,7 pollici AMOLED, risoluzione molto alta, 800x480 pixel. Il telefono è abbastanza piccolo, sono 120 mm, 60 di larghezza e 11 di spessore, pesa 130 grammi. So che siete tutti lì a chiedervelo, ma rispetto all'iPhone, eccolo qua, rispetto all'iPhone come dimensione in pianta siamo lì, il display è molto più grande e più risoluto, anche lo spessore come vedete è molto molto simile, insomma come dimensioni direi che sono paragonabili. Probabilmente il Nexus One è leggermente più leggero, come vedete la somiglianza della parte superiore che vi accennavo qualche istante fa. Riaccendiamolo, sblocchiamolo, abbiamo a che fare con Android 2.1 Eclair, è completissima la connettività, come potete guardare qua sopra, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 stereo, abbiamo la connettività GPS con la GPS e la bussola magnetica, oltre a questo c'è ovviamente anche l'accelerometro. Entriamo nel menu, anzi prima di entrare nel menu vi faccio vedere come gli sfondi per esempio siano animati. Se noi premiamo sul display e andiamo sfondi, possiamo andare negli sfondi live, ci sono davvero tanti sfondi animati molto molto simpatici. Per esempio se noi andiamo nello sfondo acqua, come potete vedere si ha questo sfondo che dove clicchiamo è come se si formasse una goccia d'acqua. Lo impostiamo, vedete? Se ovviamente schiacciamo su un'icona ovviamente entriamo nella relativa funzione. Accelerometro, molto veloce nel ruotare, come vedete abbiamo una sorta di
visualizzazione tridimensionale delle foto. Qua abbiamo tutti gli album che sono nella micro SD. Queste qua sono le foto che abbiamo scattato col Nexus One. Nella versione USA, che è la versione che stiamo provando noi adesso, non abbiamo il multitouch, come vedete. Per zoomare dobbiamo andare a schiacciare sull'icona più. Velocità generale del processore ottima, ovviamente il processore è un GHz. Come vedete possiamo direttamente dal menu andare a condividere la foto su Picasa, mandare un MMS, condividerla su Facebook perché l'account Facebook è integrato, mandarla via Bluetooth o via email. Il fatto del Bluetooth è una novità integrata nel telefono. Sinceramente non siamo riusciti a abbinare il nostro Nexus One al MacBook, siamo riusciti solamente a inviare una fotografia a un altro cellulare. Probabilmente il Bluetooth ha ancora qualche cosina da sistemare. Comunque molto carino questo questo carosello. Vi faccio vedere anche il video che abbiamo girato, che trovate già su YouTube. È un video che viene girato a 720x480 pixel in MP4, 25 frame per secondo. Unica cosa l'audio, che è un po' scarso perché usa il codec AMR. Torniamo indietro, rimettiamo in orizzontale. Comunque è molto carino questo fatto di avere i vari album suddivisi. Torniamo alla home, vi sto facendo vedere gli sfondi. Ce ne sono tanti di sfondi animati, fili d'erba, l'acqua, la galassia. Molto carino anche questo, che fa vedere sia uno spretto sia un V-meter in 3D. In pratica, quando noi andiamo al lettore musicale, ci andiamo subito, ve lo faccio vedere, ce l'ho già qua come widget, questi indicatori ci indicano che il lettore musicale sta girando e simulano un V-meter analogico. Entriamo nel lettore musicale, ovviamente vi sto facendo ascoltare Bublé, alzo, davvero ottima la qualità del riproduttore musicale, anche la grafica è molto molto carina e ovviamente possiamo andare a usare come suoneria il brano che noi stiamo ascoltando. Ovviamente supporta le copertine, per esempio vi faccio vedere come gira il lettore con un album con copertina. Scusate, sono ancora su. Eccoci qua, canzone molto simpatica. Comunque vi posso assicurare che la qualità audio è molto buona sia dall'altoparlante integrato, ma ancora di più dalla cuffia. Rimettiamo lo sfondo standard, questo è lo sfondo che avrete quando attivate il telefono, ma andiamo nel menu. Abbiamo provato a scaricare qualche applicazione dal market, tipo il Task Killer, Astro e Shazam. Non abbiamo avuto problemi, si sono installate tranquillamente e funzionano perfettamente. Vi faccio vedere il browser, andiamo alla home di telefonino.net. Ovviamente, come vedete, essendo sincronizzato con Google, man mano che andiamo a scrivere il testo, la pagina appare. Come vedete, il rendering è davvero velocissimo. Anche la rotazione in orizzontale avviene in pochi istanti. Ovviamente, purtroppo, lo zoom non è multi-touch, ma è con le dita. Però, come vedete, il rendering della pagina è davvero ottimo. Non è ancora possibile usare il flash 10, ma dicono che molto probabilmente per quest'estate sarà pronta una versione anche per Android. Come vedete, le pagine si caricano davvero velocemente, noi siamo collegati in 3G, non in Wi-Fi.
Torniamo alla home e torniamo nel menu, non sto a spiegarvi i widget perché ovviamente chi usa Android sa già bene come funzionano. Compositore vocale, non funziona ancora perché è settato su lingua inglese. Quando uscirà la versione europea sicuramente si riuscirà a usare. È un compositore che è molto comodo soprattutto quando usiamo la funzione ricerca. Facciamo un esempio su Google. CNN.com. Come avete visto, noi abbiamo cercato un sito in lingua inglese, l'ha riconosciuto. Ovviamente se noi gli dicessimo telefonino.net non lo riconoscerebbe perché è settato sulla lingua inglese. È una funzione che funziona davvero molto bene. Come avete visto siamo riusciti a andare velocemente alla ricerca Google. Torniamo alla home perché volevo far vedere i messaggi. Scriviamo un nuovo messaggio così da far vedere la tastiera. Anche qua abbiamo la stessa funzione, ovvero quella di poter parlare e il fatto che il telefono riconosca la scrittura sarà attivo anche qui quando uscirà o una ROM aggiornata o il telefono in italiano. Comunque proviamo a scrivere. Come vedete si scrive abbastanza velocemente e c'è il riconoscitore della scrittura che può correggere i vari testi. Proviamo in orizzontale, che siamo sicuramente più veloci a scrivere. Ho fatto qualche errore, ma cercavo di andare davvero molto veloce e direi che il telefono riesce a starci dietro. Se alla scrittura su tastierino virtuale di iPhone do 9 quando siamo in orizzontale, a questo telefono do 8,5. È davvero molto molto valida. Ovviamente io sono anche dietro una videocamera, quindi non è comodissimo scrivere come sarebbe stato comodo scrivere senza la videocamera. Per quanto riguarda le funzioni multimediali, passiamo alla fotocamera. Dicevamo prima 5 megapixel, diretto concorrente sullo sfondo. Vi faccio vedere prima le opzioni che possono essere impostate. Quindi diciamo un parco opzioni leggermente più ampio rispetto alle precedenti versioni di Android. Scattata la foto, ovviamente si può direttamente andare in galleria per decidere cosa fare, condividerla, impostarla o cliccare su fine. Video, vi dicevo prima la risoluzione, vengono girati abbastanza bene. Difetto che abbiamo riscontrato sulla parte multimediale cam è un certo problema a riconoscere i bianchi giusti. A volte tende un po' la fotografia al blu, anche se in realtà l'ambiente non è blu. Diciamo che il voto alle fotografie diamo un discreto e un più che sufficiente ai video. Altri programmi predefiniti, ovviamente Gmail, si sincronizza benissimo con Gmail, Facebook che è di default sul telefono, funziona bene. Unica pecca, la sincronizzazione dei contatti, che secondo me va rivista perché non si riesce a abbinare contatti che non abbiano lo stesso nome, un po' come sulla Sense di HTC che permette questo, qua c'è ancora da lavorarci un pochino. Vediamo le impostazioni, ovviamente rete Wi-Fi, rete UMTS, il Wi-Fi prende molto bene, siamo collegati assolutamente velocemente alla rete di casa. Possiamo andare nelle applicazioni e vedere i servizi che ci sono in esecuzione all'avvio e in background e per esempio decidere, se non ci servono i servizi Bluetooth, di interromperli fino al riavvio, quindi di liberare memoria per il telefono, memoria che però non ha mai dato problemi anche sotto stress, abbiamo aperto parecchie applicazioni e non abbiamo mai avuto grossi problemi. Parlando invece di batteria, diciamo che noi con iPhone siamo abituati a autonomie esigue. Altra cosa
sono le autonomie, per esempio, del BlackBerry 9007, l'altro telefono che è con noi. Sono davvero su un altro pianeta. Questo telefono si pone un po' a metà. Ovviamente, i primi giorni di smanettamento, noi in questa giornata e mezza nella quale stiamo provando intensamente questo telefono, abbiamo fatto poche ore di utilizzo e poche ore con la batteria. Però presumiamo che con un uso normale l'autonomia si attesti intorno alla giornata. Molto carino il widget delle notizie che si collega direttamente e anche del meteo a Google. Noi, senza settare niente, abbiamo ritrovato il lettore di notizie settato in italiano con le news esattamente che ci interessano. Anche il meteo è molto ben fatto. Come vedete, possiamo, in base alle ore della giornata e alla giornata prescelta, andare a vedere le condizioni meteorologiche. Proviamo a fare una telefonata perché ovviamente questo telefono non è solo multimedialità, ma è anche telefono. Entriamo nel, scusate, menu telefono, eccoci qua. Chiamiamo il 139 e attiviamo il viva voce. Facciamo il volume. Allora, volume altissimo, molto potente l'altoparlante viva voce, purtroppo mancano assolutamente le note basse, ma non è un grosso problema, si capisce comunque l'interlocutore e soprattutto l'interlocutore si sente davvero molto bene grazie a questo microfono secondario che sopprime i frusci di fondo. Quindi, un telefono che per quanto riguarda la parte telefonica è molto affidabile, ripresa del segnale praticamente istantanea, molto più veloce per esempio di iPhone e molto più sensibile di iPhone. Noi abbiamo proprio il nostro box che è sottoterra e vediamo quando usciamo. Con il Nexus eravamo online dopo neanche 10 secondi, con iPhone abbiamo bisogno di qualche secondo in più per riprendere la rete. Ma non vi preoccupate, faremo un approfondimento diretto tra i due concorrenti diretti. Un telefono che ha come pro il display, la facilità d'uso, il touchscreen che è molto buono, a volte qualche piccolissimo impuntamento, ma siamo davvero, sono inezie, sono finiture. Display buono, sistema operativo aperto, molto bello, un market ormai ricco, quindi un telefono che ci sentiamo di promuovere. L'unica cosa, come molto spesso accade con i telefoni di ultima generazione, una batteria che non è molto performante. Ultimo difetto sul display, mi è venuto in mente ora, l'abbiamo provato a lungo, quando il sensore di luminosità abbassa di molto la luminosità, i grigi tendono a diventare rosa, per il resto dei colori davvero vivi e interessanti. Per telefonino.net, Andrea Galeazzi.